Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, avete votato voi, avete deciso voi, volevate una squadra da 1 milione di crediti e io ve ne ho portate due. Lasciate un bel like e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Raggiungiamo almeno 100 like se volete un altro video del genere. Ragazzi, ci saranno due squadre, quindi commentate sotto quale preferite e scrivetemi soprattutto che squadra volete per il prossimo video. Prima squadra da 1 milione, ragazzi, ce ne saranno due durante questo episodio. Votate team 1 nei commenti se preferite questa squadra scrivendo team 1 con l'hashtag, o votate team 2 se preferite la squadra che vi farò vedere successivamente. Inoltre, nello stesso commento scrivetemi anche quale squadra, con quale budget e su quali giocatori puntare per lo squad builder di settimana prossima. Ricordatevi che questa squadra, come le successive, saranno sempre fatte per essere adatte a FUT Champions per affrontarlo al meglio. Quindi iniziamo dal portierone che è Farman. Non poteva che essere lui per una squadra da 1 milione, perché veramente Farman è secondo me il secondo portiere migliore del gioco dopo De Gea. Alto 1,96 m, quando si tuffa, si distende, copre tutta la porta. Non credo che servano parole per descriverlo, perché le statistiche non rendono idea di quanto sia forte. Passiamo quindi al terzino destro, che è Debussy. Debussy è appena uscito dal Tots della Ligue 1, statisticamente veramente forte. L'unica pecca è il work rate con alto normale, state attenti mettendo resta dietro in attacco, però anche se alto 1,77 m c'ha 98 di elevazione, 96 di aggressività e 88 di precisione di testa, che gli permettono di essere un ottimo giocatore anche sui cross, anche sui colpi di testa. Poi c'è 86 di forza fisica, è importante l'87 di accelerazione per recuperare nei primi passi. Ha 90 di agilità, che anche questo è molto importante per girarsi e passare bene il pallone. Poi le statistiche difensive sono perfette, tutte sopra l'88. Nulla da dire su questo giocatore, che è veramente un fenomeno. Poi, primo difensore centrale, Naldo. Naldo, ragazzi, anche lui ha lo stesso pecca. Alto normale, state attenti mettendogli il work rate, cioè mettendogli istruzione di resta dietro in attacco. È alto 1,98 m con 4 di piede debole. Ha 98 di precisione di testa, 93 di forza fisica, 92 di contrasto piedi, 99 di potenza tiro. Veramente un mostro. Non abbiamo potuto mettere il Tots perché non abbiamo i crediti con questo budget, che il budget era 1 milione, quindi se volete potete mettere Naldo, Tots, fatelo, altrimenti questa versione vi assicuro che è comunque forte. Poi Boateng, altro difensore che nonostante il gioco vada avanti e prosegua, rimane un fenomeno. Questo giocatore, ragazzi, work rate perfetto, normale normale, alto 1,92 m, 4 di piede debole, 88 di difesa, 84 di fisico, 75 di velocità. Poi ha 91 di forza fisica, 91 di contrasto piedi, 88 di marcatura, ha 82 di reattività, 83 di intercettazione. Ragazzi, questo difensore dall'inizio del gioco che rende e continuerà a rendere, perché è un difensore solido che non lascia spazi. Alaba, altro giocatore veramente forte, 4 di piede debole, 3 di massa abilità, anche lui ha work rate alto normale, quindi resta dietro in attacco, mi raccomando. Però è alto 1,90 m. Ha elevazione 82, questo gli permette di intercettare un sacco di palloni anche grazie all'85 di intercettazione. Poi ha 83 scivolata, 83 contrasto piedi, marcatura 81. Anche lui non credo che servano molte descrizioni, perché è un giocatore che c'è dall'inizio e che ancora fa il suo lavoro. Poi Fekir, altro giocatore che a me piace moltissimo. Ho dovuto anche qui mettere un inform perché non ci stava il Tots con il nostro budget, è una delle versioni più alte. 84 di velocità, 88 di tiro, 85 passaggio, 91 dribbling e 82 di fisico. È un ottimo trequartista. 86 di forza fisica, che è tanto per un trequartista. 91 di controllo palla, 91 di dribbling, 88 agilità, 96 di equilibrio, freddezza 89. Non tantissima la resistenza, che è 75. Quindi portatevi un trequartista in panchina. Però giocando basso e facendo girare pallone può fare comunque il suo. 88 di passaggio corto, 88 di effetto. Ragazzi, è un ottimo trequartista, anche un'ottima potenza tiro che è 93, quindi ve lo consiglio, anche qua se potete mettere il Tots, fatelo. Poi Blanc, mediano ragazzi, che è veramente forte, è un'icona, profilo icona, come vedete ha giocato in tantissime squadre, tutte le statistiche sopra 75 in difesa, ma ragazzi vi assicuro che queste statistiche non rendono idea di quanto Blanc dal suo 1,90 m di altezza con normale alto riesca a essere ovunque in difesa. Mettetelo CDC, ragazzi, e veramente non farà sentire la mancanza dei vari Vieira, eccetera, eccetera.
Poi Dele Alli, uno dei giocatori sulla quale ho costruito questa squadra, a me piace moltissimo. 3 di piede debole, 4 in massa abilità, alto normale come work rate. Anche lui può fare il trequartista, se no può fare il centrocampista, se no può fare il COS, il COD, può giocare ovunque. 85 di velocità, 90 tiro, 90 passaggio, 92 dribbling, 86 di fisico, comunque 93 dribbling, alto 1,88 m, ha 98 di resistenza, ragazzi, non finirà mai la stamina. 85 di precisione di testa, 97 di freddezza, 94 di dribbling, 96 controllo palla, 96 di reattività, tiro a distanza 88, è veloce, ha 97 di passaggio corto, 97 di visione. Quindi ragazzi, questo è un giocatore fenomenale. A destra, ragazzi, ho messo Mbappé che l'ho messo nella versione 85 perché non ci possiamo permettere una versione più alta. Ovviamente più crediti avete, più alzate la sua versione. 4 piede debole, 4 in massa abilità, alto normale come Walker, tanto anche lui 1,78 m, ottimo attaccante. A me piace moltissimo, l'ho iniziato a usare inizio gioco con l'84, l'83, è veramente forte, finalizzazione 90, 90 accelerazione, 92 velocità scatto, controllo palla 90, 4 di piede debole, 4 di mossa abilità, ragazzi, è veramente forte. Poi Kanté ho messo la versione 87, ma anche l'88, vedete un po' voi che versione vi potete permettere. Anche Kanté è un giocatore che è difficile descriverlo perché è ovunque, corre un sacco, non sembrerebbe da queste statistiche, però corre, intercetta palloni, sposta tutti. Ragazzi, a me piace moltissimo, vi assicuro, è fortissimo. Poi ragazzi, il giocatore chiave di questa squadra, il giocatore inamovibile di questa squadra, Son, 4 di piede debole, 4 di mossa abilità, scusate, 5 di piede debole, alto 1,83 m, Sonaldo ragazzi, Sonaldo, 96 di accelerazione, 95 velocità scatto, 99 resistenza, 99 precisione testa, 90 agilità, controllo palla 93, dribbling 97, passaggio corto 90, tiro da distanza 97, finalizzazione 94, ragazzi, è un mostro assoluto. È un mostro veramente assoluto e questa, ragazzi, è la squadra. Ora, come vedete, l'intesa di alcuni giocatori non c'è perché qua Kanté lo metterete ovviamente attaccante, qua dovete sistemare tutti i giocatori nelle loro posizioni e ovviamente guadagneranno pure la fedeltà più l'allenatore e ci sarà 100 di intesa. Questa, ragazzi, è una squadra ottima, la potete giocare veramente in tantissimi modi diversi, potete mettere rombo stretto giocando col 4-1-2-1-2 senza problemi perché questa squadra la puoi far giocare, per dire, in questo modo, metti Alli di qua e boom, ed è perfetta. E così va benissimo, se no la potete far giocare, che ne so, col 4-2-3-1, oppure un modulo che in questo periodo sto usando moltissimo che è il 4-4-2, forse questo è il modulo migliore per questa formazione, la fate giocare così. E boom, è perfetta anche in questo modo, Alli può giocare un po' da entrambe le parti, anche Fekir. Ovviamente mettiamo Fekir a sinistra perché ha il piede mancino e così sarebbe pure perfetta. Io la userei più col rombo stretto questa squadra, se vi piace il rombo stretto, se no anche 4-4-2 è un ottimo modulo per questa squadra. E vi assicuro che è molto molto solida. Seconda squadra da migliore, ragazzi, commentate Team 2 se preferite questa squadra. Onestamente credo che questa sia la mia preferita tra le due, mi sono molto divertito a fare queste squadre. Lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Partiamo subito, ragazzi, dal portierone, che è ancora lui, Farman. Quindi non perderò tempo a spendere parole su questo portiere perché è un fenomeno. Terzino destro, Caligiuri. Italiano, Daniel Caligiuri, alto 1,88 m, normale. Statisticamente fenomenale. 83 di forza fisica, 93 di resistenza, 93 di elevazione. Ed è pure alto, quindi, ragazzi, con 92 precisione di testa insieme all'elevazione è veramente forte. Non è molto forte nella marcatura e nella scivolata, che sono le sue più grandi pecche, perché lui nasce come Ada, che non è propriamente un terzino. 68 di marcatura e 66 di scivolata, però diciamo che la marcatura, se ve la gestite bene voi, e anche la scivolata comunque non è così fondamentale se sapete difendere bene, perché contrazzo i piedi 86 e comunque 84 di intercettazione per un terzino sono tanto. E comunque sia, riuscite comunque a utilizzarlo. Forse addirittura più forte come esterno che come terzino. Questo giocatore, ragazzi, ve lo consiglio anche se lo usate in un 3-5-2. È veramente forte. A me piace moltissimo e sono anche curioso di provarlo. Naldo, ragazzi, Naldo Toz. Alto 1,98 m, alto normale. Abbiamo visto queste cose nella squadra di prima, però qua abbiamo il Toz, ragazzi. 99 di forza fisica. Ti fa così e ti lancia via.
90 di marcatura, 99 di precisione testa, ragazzi, chi se ne frega del 50 di elevazione, alto 1,98 m, 99 di forza fisica, 87 di aggressività, contrasto di piedi a 96, intercettazione 93, 99 di reattività. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? E poi 99 di potenza tiro e 99 di tiro da distanza. Ragazzi, a dove tirate ve la mette all'incrocio dei pali, no, e spacca la porta come Holly e Benji. Poi Koulibaly, ragazzi, in questa difesa non passa un pallone, tutti forti di testa, tutti forti fisicamente, alto anche lui 1,95 m, 83 di velocità, 95 di difesa, 94 di fisico, con anche lui 99 di forza fisica. Ragazzi, non passa niente, neanche una mosca in questa squadra. 97 di contrasto piedi, 95 di marcatura, 88 di precisione di testa, 96 di intercettazione, 99 di reattività, 99 di freddezza, 99 di potenza tira. Ragazzi, cioè, sono tutti fenomenali. Cosa devo dire? Cioè, cosa facciamo? Poi Goulam, che purtroppo non hanno resi tozze, ci serve per fare intesa, alto normale, quindi state attenti con il resto di tre d'attacco, alto 1,88 m, ragazzi, una chiave in questa squadra, non passa un pallone di testa. 4 di piede debole, è un giocatore equilibrato, statisticamente equilibrato, non eccelle in niente, però vi assicuro che in campo rende moltissimo. Poi Goretzka, qua non ci possiamo permettere la versione Toz, alto alto, 1,89 m, 4 piede debole, 3 massabilità. Un fenomeno, ragazzi, anche nella versione 85 non scherza, perché è veramente fenomenale, altissimo, equilibrato, ogni statistica quasi sopra l'80. Vi assicuro che è veramente, veramente forte. Poi Luis Gustavo, mediano, normale alto, quindi questo è proprio un mediano puro, 1,87 m. Statisticamente tutto sopra il 90 a parte la velocità, ha 89 di forza fisica, elevazione 86 con 96 di intercettazione, 84 di precisione testa, contrasto di piedi 96, scivolata 98, ragazzi, reattività 97, anche lui potenza tiro 99, tiro a distanza 97, quindi ragazzi non passa un pallone e segnate da ogni posizione questa squadra. Poi Allan, ragazzi, questo giocatore lo volevo mettere in una squadra, è troppo forte, ragazzi, è il nuovo Ramirez, 88 velocità, 88 di passaggio, 91 dribbling, 92 difesa, 91 di fisico, 3 piede debole, 3 mossa abilità, normale e alto, anche lui torna sempre in difesa, 99 di resistenza, ragazzi, è un motorino, 99 di intercettazione, 97 di contrasto piedi, 98 di reattività, ragazzi, è un mostro questo giocatore, è un mostro. E grazie al brasiliano ci permette di fare una ibrida interessante. Malcolm, ragazzi, questo giocatore mi intriga tantissimo. Normale, normale, piede debole 4, mossa abilità 4, è mancino, non ci sono molti mancini così forti. 90 velocità, 87 tiro, 87 passaggio, 93 di dribbling, 1,71 m, quindi è un giocatore che, dato che è basso e ha 99 di agilità, sguscia tantissimo. Se dietro non passa un pallone di testa, davanti, ragazzi, non vi riusciranno a tenere. È veramente forte, ragazzi, questo giocatore. Poi Neymar, ragazzi, questo è un giocatore che sapete che a me piace moltissimo. 5 piede debole, 5 di mossa abilità, alto normale, 1,75 m, 92-94 come velocità dribbling, c'ha 96 di agilità, che verrà upgradata nelle seguenti versioni a 99, controllo palla 95, dribbling 96, 94 di accelerazione. Ragazzi, questo è un giocatore che abbiamo provato e riprovato qua sul canale, sapete quanto cavolo mi piace, quindi vi assicuro che è veramente troppo forte. E poi Roberto Firmino, la nostra punta, è una squadra puntata un po' sullo stile brasiliano, in particolare davanti, non ho puntato su una squadra troppo forte fisicamente davanti, è tutta forte fisicamente sta squadra, ma davanti ho voluto una squadra che sapesse dribblare, saltare l'uomo. E Roberto Firmino comunque un giocatore che sa fare un po' tutte le fasi in attacco, perché ha 83 velocità, 92 dribbling, 88 tiro, 87 passaggio, 83 di fisico, è alto 1,81 m, è destro, 81 di forza fisica, 92 di resistenza, elevazione 87 vuol dire ce la prende di testa, comunque 83 di precisione di testa. Tutte le altre statistiche sono forti, ragazzi. È un ottimo, ottimo attaccante. È un attaccante particolare. Se avete la versione Tots, utilizzatela. Se potete permettervela, utilizzatela. Questa, ragazzi, è una squadra che a me piace moltissimo. È una ibrida particolare. Ci sono 3 campionati: Bundesliga, Serie A, poi c'è anche la Ligue 1. È una squadra, anzi, 4 campionati, c'è pure la Premier League. Ragazzi, questa è una squadra veramente forte. Ovviamente anche qua l'intesa andrà sistemata con le posizioni giuste di questa squadra.
Potete usare davvero tanti moduli con sta squadra. Io userei principalmente il rombo stretto anche qui. Così. Con rombo stretto mettete Goretzka qua. Allan a sinistra e Luis Gustavo mediano con Neymar o Malcolm a tre quarti. Dipenderà un po' come li preferite. Io farei più così. E vi assicuro che questa squadra renderà moltissimo. Poi potete giocare con 4-2-2-2. Altro modulo che per questa squadra è perfetto. Potete usare Goretzka un po' più avanti. Oppure Allan. Giocare in questo modo. E vi assicuro che renderà. Oppure 4-3-2-1, che è quello di base. Potete usare il 4-3-1-2. Insomma, ci sono tanti moduli che potete usare con questa squadra. Anche il 4-3-3 è veramente forte. Votate ragazzi quindi Team 2 se vi piace questa squadra. Fatemi sapere nei commenti che squadra volete per i prossimi episodi. E invece per le tattiche ragazzi, ricordatevi, le trovate sul mio canale. Farò uscire le nuove tattiche per il 4-4-2 nei prossimi giorni. Lasciate almeno like se le volete, volete un altro video del genere. Per oggi è tutto ragazzi, lasciate un bel like se non l'avete ancora fatto. Passate su tutti i miei altri social in descrizione, Instagram, Facebook, Twitter eccetera. Soprattutto ragazzi, ricordatevi se non l'avete ancora fatto di commentare quale squadra preferite e quale squadra volete per il prossimo video. Scrivetemi il budget che volete, il giocatore chiave eccetera eccetera. O comunque se volete consigli scrivete che io vi aiuto. Iscrivetevi mi raccomando e ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!